Un educational tour in Abruzzo iniziato ieri a Silvi Marina, che terminerà domenica, organizzato dal Dipartimento Sviluppo Economico e Turismo della Regione con altri partner, il Comune dell'Aquila, che sponsorizza ovviamente la capitale della cultura. Costa dei Trabocchi, l'Aquila città, il Teramano e il Pescarese, in un viaggio dedicato agli operatori turistici e alla stampa specializzata di tutte le regioni italiane, con l'obiettivo di incrementare l'attrattività della regione e il marketing territoriale. Iniziative come queste servono per favorire una conoscenza diretta da parte degli operatori della Regione Abruzzo. Oggi una tappa all'Aquila sicuramente fondamentale, ma abbiamo fatto vedere tutte le bellezze d'Abruzzo, dalla costiera, dalla costa dei Trabocchi, fino qui oggi all'Aquila. È evidente che lo sforzo di Regione Abruzzo è quello di consolidare i dati dell'anno scorso, che hanno fatto registrare un più 9% delle presenze in Abruzzo. È un'iniziativa volta anche alla destagionalizzazione, perché parliamo di agenzie di viaggio che organizzano i gruppi che notoriamente viaggiano fuori dai picchi della stagione turistica. Quindi continuiamo il lavoro che stiamo facendo da 2 o 3 anni per rendere l'Abruzzo sempre più visibile. Io dico che l'Abruzzo purtroppo fino a qualche tempo fa era uno dei segreti meglio custoditi al mondo. Pian piano stiamo lavorando per svelare questo segreto. Il turismo organizzato, e quindi noi che rappresentiamo agenzie di viaggio e tour operator, riteniamo la regione una regione che può avere un futuro sicuramente di turismo, e turismo come soprattutto ricchezza economica per il territorio. Questa è una cosa fondamentale. Progetti integrati che stiamo ovviamente testando e che riteniamo ovviamente fondamentali per un'offerta che si differenzia dall'overtourism che oggi sentiamo in Italia. Quindi una grande opportunità per questa regione, per poter, e anche ovviamente per l'Aquila, per poter ripartire sul tema del turismo, che è un settore trasversale che interviene in molteplici settori dell'economia del territorio. Ovviamente l'Aquila punta tutto sul titolo di Capitale Italiana della Cultura 2026 in questo viaggio, che permetterà a sempre più persone di godere della bellezza di una città rinata. Viaggiamo spediti verso l'Aquila Capitale della Cultura 2026, ringraziamo la Regione ma anche Assoturismo e Assoviaggi per aver dedicato questa giornata all'Aquila. La dimostrazione però è sempre che l'offerta turistica è integrata, quindi non soltanto nella proposizione di ciò che si può, si deve visitare, si deve promuovere, ma anche e soprattutto per quanto riguarda gli amministratori, quella che deve essere la filiera e la rete che si occupa di fare turismo e di creare le condizioni. L'Aquila Capitale della Cultura si sta rivelando anche una strategia di marketing turistico vincente, ed è giusto che valga non soltanto per la città dell'Aquila ma anche per tutta la regione Abruzzo, che è bellissima.